Una si avvezzano l'Aquila per rifornire di cocaina il mercato dell'Aquila Bene, destinato a clienti facoltosi e anche a qualche professionista. È dei carabinieri della compagnia dell'Aquila quest'ultima operazione che ha svelato quest'asse e ha permesso loro di arrestare Roberto Biasini, aquilano classe 77, ora ai domiciliari, e Angelus Bongiacai, albanese classe 71, in carcere, entrambi con precedenti penali. Biasini si riforniva ad Avezzano dall'albanese usando strade meno battute, non l'autostrada di certo, per eludere i controlli delle forze dell'ordine, e portava la cocaina all'Aquila, anche in un noto locale che cogestiva assieme ad altri. Nelle perquisizioni a casa dove sono stati trovati entrambi al momento dell'arresto, i militari non hanno rinvenuto altra droga o denaro. 6 mesi di indagini per arrivare agli arresti, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno permesso di appurare che la cocaina veniva venduta ricavando circa 40 euro a dose. Durante l'operazione sono state segnalate alla prefettura per uso personale almeno 5 o 6 persone, tra queste anche un odontoiatra aquilano. Dalle indagini si è anche accertato che l'albanese riusciva a spostare dai 400 ai 500 grammi di cocaina sul mercato aquilano a settimana.